Regolarmente, come ogni venerdì, anche se oggi l'abbiamo leggermente anticipato, abbiamo in diretta il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie presidente. Per l'ospitalità. Allora, lei è sempre nostro ospite ormai da tanto tempo, quindi siamo ben lieti di averla qui. Noi leggiamo faccio i giornali dell'arredamento. Ormai sì, della redazione e dell'arredamento. E abbiamo visto sui giornali delle dichiarazioni interessanti da parte sua, perché all'inizio, insomma, il presidente del CONI ha detto: no, il Veneto non c'entra, se sarà sarà Roma, Milano, Torino. Lei invece dice: come no, noi invece ci siamo in campo e nel caso di assegnazione alle Olimpiadi all'Italia, il Veneto sarà in prima linea e sarà davanti. In che modo? Ma guarda, innanzitutto mi lasci spiegare che stiamo assistendo a una candidatura alle Olimpiadi di Roma, Roma che a me non risulta che ne abbia combinate poche di marachelle fino ad oggi. Pensare che l'unica soluzione alla candidatura alle Olimpiadi poi sia solo Roma capitale fa anche ridere. Allora, nel 2009 noi abbiamo candidato Venezia e Veneto alle Olimpiadi contro la candidatura di Roma. A un certo punto nella trattativa avevamo proposto di quantomeno che ci fossero degli sport acquatici e quindi la vela e quant'altro sul Veneto, e ci hanno detto che non si poteva, troppo distante, deve essere tutto a Roma capitale. Adesso, pur di portare a casa la candidatura, hanno detto facciamo Roma, Milano, Torino E Venezia, a che Roma non è bisogna, bisogna togliergli la possibilità di entrare nella stanza dei bottoni. Ecco. Ci vuole un'amministrazione controllata, come accade nelle aziende quando arriva il curatore fallimentare. Sì, però per esempio, quando Roma ha chiesto di avere la mostra del cinema, lei ha puntato i piedi. Insomma, allora un po' questo, un po' quello, facciamo un po' per ciascuno, qualcuno dice, no? Visto che no, guardi, allora mostra del cinema a Roma, Barry, mi scusi, ma mostra del cinema a Roma esiste da 5-6 anni, in Veneto esiste da decenni. Cioè, ormai è la mostra del cinema mondiale, fa più di 3.000 giornalisti accreditati, l'Italia a Venezia, la Francia a Cannes, Berlino per la Germania, Los Angeles per gli Stati Uniti. Che a Roma si inventino la mostra del cinema alternativa, che si inventano, tutti se lo sono dimenticati, ma un paio d'anni fa volevano fare anche il Gran Premio in alternativa a Monza e altre robe del genere. Dico, a Roma devono star buoni, punto e basta. Quindi mai fosse c'è la possibilità che o per tutti o per nessuno, insomma, questo è il concetto di base. Di sicuro il concetto di base è che a Roma, quando mette le mani da qualche parte, fa danni. Sì, ma anche Venezia non ha scherzato con il Mose, però Vabbè, cioè, il Mose di Venezia, vorrei ricordare innanzitutto Barry, la ringrazio per la domanda. Sì. Il Mose di Venezia innanzitutto non è un cantiere del Veneto, non è un cantiere della regione del Veneto, ma è un cantiere dello Stato. Ecco, tra i 35 arrestati ci sono delle persone venete, ma ce ne sono tante anche a livello nazionale. Fatto bene arrestare, ben vengano i giudizi e tutto, per carità, io sono per la pulizia. Però dico, attenzione che non si confondano, cioè il diavolo con l'acqua santa qui, Vabbè, insomma, comunque in ogni caso... Sia chiaro questo. Certo, ma avremo sicuramente modo di tornarci, poi noi ci sentiamo mercoledì prossimo, perché così facciamo gli auguri a tutti quanti, ci sentiamo questa volta solo per gli auguri di Natale, ok? Non parliamo di politica. Bene. Grazie. Molto bene. Grazie Presidente, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Tutto compreso, per dirla tutta. Radio Bar.